Questa foto con una classe di bambini inginocchiati per terra è sulle prime pagine di tutti i giornali. Ma cosa c'è dietro? Siamo andati a chiederlo agli insegnanti e ai genitori di quei bambini. I banchi arrivano oggi pomeriggio. I genitori lo sapevano benissimo. Che non c'erano i banchi. Che non c'erano i banchi, erano d'accordo. Poi rispetto appunto al fatto accaduto, i genitori hanno espresso la loro solidarietà, perché ovviamente non si strumentalizzano i bambini. I bambini erano felici e invece l'immagine può essere letta e estrapolate alcuni aspetti in modo bugiardo, cioè nel senso che bambini contenti che stanno disegnando possono essere visti come bambini, non so, tristi, che devono disegnare. Stavano facendo un disegno. La polemica sterile in questo momento non è d'aiuto. È chiaro che è una foto che dal punto di vista simbolico di denuncia poteva essere molto utilizzata dai media, e così è stato. Poi fare un passettino in più e capire cosa ci sia veramente dietro forse avrebbe normalizzato molto di più le cose. Tutto inizia giovedì scorso, quando gli insegnanti comunicano ai genitori che la scuola sarebbe iniziata due giorni dopo, proprio in attesa degli ultimi banchi. Vi abbiamo detto, non potete iniziare anche senza banchi, a noi non ce ne frega niente, vogliamo che i bambini inizino. Noi avevamo proposto di partire, insomma, quando sarebbero arrivati i banchi, i bidelli, eccetera, invece c'è stata una pressione a iniziare a tutti i costi, e così da parte delle famiglie e dei bambini, e quindi abbiamo aperto in queste condizioni solo per due ore, come molte scuole. Noi eravamo al corrente che c'era la mancanza dei banchi e avevamo anche chiesto alle maestre, che si sono rese disponibili, di iniziare lo stesso nonostante questa mancanza. È riprovevole che invece questa notizia sia stata strumentalizzata ai fini elettorali, tra l'altro. Quella foto aveva una finalità completamente differente, e la storia dello sbatti il mostro in prima pagina è un uso strumentale che non ha senso. Hanno fatto un per gesto affettivo privato per farci stare tranquilli e per dire guardate che meraviglia, siamo di nuovo tutti insieme. Sì. L'alterazione di questo messaggio è una porcheria. Allora,